Cecilia, 60 anni con suo marito, ci sveli subito qual è il segreto? Lavorare, litigare, andare avanti. Un messaggio ai giovani che si sposano oggi? Sopportarsi. L'amore, ma anche la pazienza, il rispetto e quel pizzico di sacrificio che non guasta mai. Questa è la ricetta per una storia d'amore duratura nel tempo e l'affetto sembra essere più forte oggi di allora, quando 60 o 50 anni fa sono saliti sull'altare per giurarsi amore eterno e così è stato. Fra i vari battivecchi, però ho sempre anche lavorato assieme, perciò sarebbero 100. William, perché ha scelto Nadia 50 anni fa? Eravate molto giovani e lei era molto bella. Anch'io ero giovane. Una volta ero bello giovane con gli occhi azzurri. Cosa ha reso unico il vostro matrimonio? Ci siamo sempre voluti bene. Giannina, 60 anni di matrimonio, qual è il vostro segreto? Qual è il nostro segreto? Un po' litighiamo, ma un po' andiamo anche d'accordo. Faccia una dichiarazione a sua moglie in diretta. Adesso è ancora bello come allora? Ha perso un po' di capelli, però. Non ha mai pensato di sostituirlo? No, assolutamente. Giulia Guido, 50 anni d'amore, date una ricetta ai giovani che decidono di sposarsi. Di andare d'accordo e sopportarsi. Umberto e Bruna, cosa rappresenta questa giornata per voi? Rappresenta un bel traguardo per tutti, auguro specialmente ai giovani di riuscire anche loro. Cosa le piace di suo marito? Tutto. Ecco, ha già parlato lui. Cosa ballate? Liscio, sempre liscio, anche balla di gruppo. Così raccontano il loro amore i protagonisti della cerimonia dedicata dal comune di Sondrio alle 71 coppie che quest'anno festeggiano le nozze d'oro e di diamante residenti in città. Un momento di gioia e di festa per celebrare chi rappresenta una preziosa testimonianza ed un grande esempio d'amore per tutti noi. Ma il tema della coesione di una comunità passa attraverso determinati valori. Questo gruppo di famiglie mantiene forte il sistema di coesione e quindi contribuisce alla solidità della comunità.